Buonasera, buonasera, buon anno innanzitutto, perché ancora non ci siamo visti con l'anno nuovo, e bentrovati naturalmente nello studio di Vivere in Rosa, in cui stasera concludiamo la trilogia natalizia, come l'abbiamo chiamata, dedicata alla dolcezza. Dopo aver parlato di cioccolato e aver parlato di cake design, stasera parliamo di gelato, e lo facciamo con una vera e propria esperta. Da anni tre coni, il massimo del riconoscimento del Gambero Rosso. In collegamento abbiamo Lucia Sapia. Benvenuta Lucia. Buonasera. Allora Lucia, io mi accomodo qui sulla poltrona del nostro studio. Vedo che tu ti trovi nel tuo laboratorio dove crei questi gusti magnifici. A me spiace che tu non sia qua per non poterli assaggiare, ma insomma li conosco e so che si tratta veramente di gusti sempre particolari, con un, diciamo, minimo comun denominatore, cioè sono ispirati alla natura, è vero? Esatto. In particolare a quali ingredienti? Per questo Capodanno o in generale? Perché noi comunque utilizziamo, siamo molto attenti alla territorialità, quindi usiamo prevalentemente prodotti del territorio, quindi non c'è un segreto in realtà per un buon gelato, è la materia prima, quello è il gran segreto. Assolutamente, sappiamo appunto che si tratta di prodotti naturali a chilometro zero, quindi stagionali. E allora partiamo proprio da questa stagione, l'inverno. Un tempo in inverno non si mangiava gelato, ormai da decenni invece è stato sdoganato, ma quali sono i gusti che vanno di più in questa stagione? Allora, in questa stagione ovviamente noi abbiamo delle ricette differenti in base alla stagione, quindi adesso proponiamo un gelato un pochettino più caldo, quindi ricco in uova piuttosto che in panna. Adesso per le festività abbiamo preparato il nostro classico zabaglione da accompagnare ai grandi lievitati, o la coscia ubriaca, che è uno zabaglione preparato però col vino Malvasia e le pere coscia cotte nel vino. Abbiamo il marron glacé, il torroncino, la crema ai profumi di Natale, quindi è una privatezza da provare, no? Da gustare. E poi abbiamo gli immancabili sorbetti. In questo periodo c'è il melograno, tutti gli agrumi, e quindi vi invitiamo a venirli a provare. Ecco, ma posso chiederti che cosa preferisci tu, i gelati tradizionali, cioè con le creme o i sorbetti? Avrai un tuo gusto personale, no? Allora, dipende. Io adoro il mio zabaglione, quello sì, mi piacciono i gusti, quelli cremosi, con un po' di liquore, però dopo un pranzo importante, dopo una cena, mi piacciono molto i sorbetti perché rinfrescano, aiutano la digestione, quindi diciamo che il gelato, va bene a tutte le E il tuo gusto del cuore? ore. Lo zabaglione. Allora, Un po' il ricordo d'infanzia, quando la mamma sbatteva le uova col marsala, e quello è un po' il nostro cavallo di battaglia. Il gusto che ho portato anche in Coppa del Mondo, quello è il mio preferito in assoluto. ecco lì volevo arrivare, no? Ai sapori dell'infanzia, perché si dice che i nostri piatti preferiti sono appunto quelli che ci ricordano l'infanzia. Il Tansenso, il cartone animato Ratatouille della Walt Disney insegna. Poi però tu hai attualizzato questa tradizione di famiglia fino ad arrivare a vincere, come ricordavi, la Coppa del Mondo. Allora, come si fa, dalla provincia, ad arrivare a un traguardo tanto ambito a livello internazionale? Ah, qua ci vuole tanto studio, tanta formazione, quindi si inizia a partecipare a dei concorsi internazionali, e poi io ho fatto tantissimi, cioè io sono 30 anni in questo settore, quindi ho fatto tantissima gavetta perché ho iniziato da giovanissima, subito dopo il diploma, per pagarmi gli studi e fare
stagioni in gelateria. E poi, non so, credo che sia anche nel DNA, perché io sono nata proprio il 21 giugno, quindi il principe, il re della stagione è il gelato. Ci vuole veramente tanto, tanto studio, come un po' tutti i lavori. Tanto studio, tanti sacrifici, perché per arrivare comunque a un campionato del mondo ci sono stati anni di studio. Continuo ancora la mia formazione, quindi non è mai finita. Collaboro con medici, con tecnologie alimentari, con docenti ancora di scuole abbastanza rinomate, quindi non si finisce mai. Ecco, per arrivare ai traguardi, come in tutti i lavori, bisogna studiare e fare sacrifici. Senti, ma siamo a vivere in rosa. Secondo te il tuo essere donna ti ha più aiutata o più ostacolata? Magari allora, quando ho partecipato ai concorsi, non ero mamma. Adesso diciamo che ostacola un pochettino il fatto di dover magari prendere, andare via, lasciare le bambine a casa. Adesso è più un ostacolo, è un po' più faticoso per una donna. Non credo che ci sia, almeno in questo settore, un genere maschile o femminile. Le donne si stanno facendo molta strada in questo settore. Conosco delle colleghe molto molto brave, anzi io credo che le donne abbiano una marcia in più sull'organizzazione. Siamo state progettate con più mani, secondo me. Siamo un Io po' più brave. sono abbastanza d'accordo su questo fatto che le donne siano molto brave a organizzare, ma qui apriamo un dibattito a cui dovremmo dedicare molto più di una puntata. Invece vorrei chiederti, visto che la nostra trilogia natalizia all'insegna del gusto è iniziata con la prima donna a mettere cioccolatier al mondo e lei ci diceva che secondo lei effettivamente esiste una sorta di sensibilità femminile differente quando si parla di cioccolato. In particolare, lei diceva le mie migliori creazioni sono avvenute quando ero in dolce attesa, quando aspettavo i miei figli. Allora ti chiedo, è così anche per quanto riguarda il gelato in generale, te in particolare? Cioè, c'è un gusto femminile rispetto a uno maschile? Ma sicuramente siamo molto più attenti agli ingredienti, eh. Forse adesso cerchi sempre di dar da mangiare ai tuoi figli in maniera sana, quindi non solo da un punto di vista del gusto, ma proprio di ingredientistica, quindi dal miele che magari scegli dal più piccolo apicoltore. Stai molto più attenta, non solo deve essere buono il gelato, ma anche sano, proprio perché è un prodotto che diamo ai nostri bambini. E quindi è un'attenzione ancora maggiore rispetto magari a 20 anni fa, che eri più concentrata sul gusto. Adesso sul gusto, ma deve essere buono, deve fare anche bene. Quindi ci siamo concentrati su un qualcosina in più, visto che il gelato è il prodotto, credo, un po' come il cioccolato, amato da tutti, non ha età. In ogni angolo del mondo lo si degusta e piace veramente a tutti. Sicuramente amatissimo dalla sottoscritta, quindi sono assolutamente d'accordo. È vero che è amato in tutto il mondo, è vero anche che è un'eccellenza italiana, assolutamente. In questo, insomma, facciamo scuola, non lo devo dire a te. Però a questo punto ho un'altra curiosità, cioè quando si parla dei clienti, lì ci sono dei gusti più richiesti dagli uomini e altri più richiesti dalle donne? Sì, noi abbiamo una clientela abbastanza variegata. Gli uomini, soprattutto di mezza età, cercano comunque dei gusti un po' come piacciono a me, un po' licorosi. La donna, ovviamente, magari quello senza latte o a basso indice glicemico. Difficilmente un uomo, a meno che non abbia un problema di salute, chiede un gelato a basso indice glicemico. O troppo vegano, tra virgolette, no? Quindi la donna è un po' più attenta a queste cose, l'uomo un po' meno.
Senti, abbiamo visto che appunto anche nel mondo del gelato c'è un'evoluzione in corso, no? Lo spiegavi prima, eravamo più attenti solo al gusto, adesso guardiamo anche al fatto che si tratti di ingredienti sani, poi ci sono appunto tutte le intolleranze alimentari o comunque le attenzioni rivolte al cibo. Allora, secondo te, quale sarà il gelato del futuro? Sarà sempre più sartoriale, quindi il gelato verrà prodotto in base alle esigenze del cliente, un po' come facciamo noi. Cerchiamo di ascoltare il più possibile il cliente e di rivolgerci comunque a un pubblico molto più ampio, perché al di là della, insomma, dove c'è la salute, effettivamente, si sta veramente molto, molto attenti e non vogliamo che il gelato diventi un prodotto elitario. E quindi abbiamo delle accortezze particolari anche qua da noi, noi produciamo un gelato senza glutine e siamo attenti a tutte le allergie, abbiamo una paletta ogni gusto che continuamente cambiamo, insomma anche nella produzione, in fase produttiva lavoriamo per allergeni e non per gusto colore come di solito si fa. È un lavoro molto più lungo, ma che ci dà soddisfazioni perché permette appunto di non diventare elitario. Quindi il gelato è inclusivo e deve essere tale. Devono poterlo mangiare tutti. Assolutamente, però bisogna essere sinceri, i rincari hanno colpito anche coni e coppette in questi ultimi Sì, tempi. no, è vero. È vero, con l'aumento della corrente sono andate alle stelle comunque. Tutte le materie prime, quindi di conseguenza anche il gelatiere che in parte si assorbe l'aumento perché ovviamente non deve diventare elitario neanche dal punto di vista economico, ma purtroppo gli aumenti ci sono stati. Di solito l'aumento erano a cambio stagione, quindi di solito si cambiano i listini in base a, non so, se ha piovuto, quindi ho raccolto di nocciola piuttosto che di pistacchio. Quest'anno l'aumento è stato su tutto, quindi su tutte le materie prime, ma ogni 3 mesi. Quindi ovviamente non puoi fare gli listini di ogni 3 mesi, devi fare una media. Però siamo i primi dispiaciuti. Ovviamente noi cerchiamo sempre di avere un prezzo equilibrato, assorbendoci parte degli aumenti, perché alla fine insomma, non siamo in un periodo storico in cui si può aumentare troppo il prezzo, soprattutto del gelato. Sicuramente, e comunque oserei dire che un po' come la pizza e forse la brioche a colazione, si tratta di una coccola a cui comunque gli italiani non rinunciano, non hanno rinunciato neanche ovviamente in queste festività natalizie, magari come dicevi tu abbinandolo ai grandi lievitati, quindi ai pandori, ai panettoni. Con questo ti ringrazio, ringrazio come sempre tutti voi Grazie per a voi. l'attenzione, con questo si conclude la trilogia natalizia anche dei miei maglioni natalizi, ma visto che l'Epifania tutte le feste porta via, oggi il maglione natalizio è stato anche in parte coperto da una giacca, si vede giusto il mio viso spuntare, per fortuna non dal vestito di una befana, ma da quello di un elfo, quindi speriamo di aver fatto così contenti i bambini e non aver imbarazzato troppo la conduttrice. Mi raccomando, non dimenticate di seguirci anche sui social. Arrivederci.